Sì, diciamo che il nostro mondo è un mondo molto affascinante e che dove all'interno di un stesso settore esistono tantissimi mestieri e non sempre è facile trovare le competenze, soprattutto anche la voglia da parte dei giovani di investire la propria carriera in alcune funzioni. Per esempio noi abbiamo mancanza, sentiamo la mancanza di rappresentanti all'estero, perché quando si parla dall'estero tutti pensano all'Europa o agli Stati Uniti, noi invece lavoriamo con l'Africa, lavoriamo con l'Arabia Saudita, con il Golfo Persico e paesi africani non sempre sono molto allettanti. In realtà è uno sbocco di professionalità dove si vede a tutto tondo il nostro mestiere, dalla nave operativa in porto all'attività commerciale, alla gestione di un'agenzia che può essere di proprietà o di terzi. E lì si vede veramente dalla A alla Z il nostro mondo. Certo, bisogna sapersi anche adattare a vivere in paesi che non sono proprio simili al nostro, ma anche quella è una professionalità che si assume, è una crescita professionale, quella di saper vivere in altri paesi con altre culture, con altre mentalità, che credo che faccia molto bene a qualsiasi giovane che voglia intraprendere una carriera e crescere, non fermarsi laddove entra. La formazione in tema di competenze, diciamo, professionali tecniche è abbastanza, nel senso che noi peschiamo un po' dovunque, ma quello su cui noi puntiamo molto sono le caratteristiche umane della persona, perché le competenze tecniche si possono sempre assumere anche nel percorso formativo e quindi si possono colmare, e poi io credo che nel nostro lavoro chiunque di noi smetterà non avendo ancora imparato qualcosa e l'ultimo giorno avrà ancora imparato qualcosa di nuovo, quindi non è quello il limite. Il limite è che tante volte a livello proprio di professionalità umana, diciamo, caratteristiche, quelle che chiamiamo noi soft skills, c'è un po' di carenza nella preparazione, diciamo, nei percorsi che siano universitari o degli istituti tecnico-professionali. E noi stiamo colmando molto questa parte facendo dei percorsi formativi al nostro interno. Abbiamo un progetto che abbiamo chiamato Progetto Zaccheo, che stiamo facendo da qualche anno, abbiamo vinto anche un premio Olivetti in tal senso per la parte innovativa che stiamo facendo. Stiamo proprio puntando a far crescere i ragazzi dal punto di vista delle competenze soft, che sono fondamentali, perché quelle tecniche professionali da sole non bastano per saper lavorare bene. E sono le caratteristiche che permettono a uno di emergere. Per esempio, non tutti possono ovviamente diventare imprenditori. E non è che comunque essere imprenditori è la fase finale. L'intraprendenza, per esempio. L'intraprendenza spetta a qualsiasi lavoratore, e la capacità di dare il meglio di se stessi anche con la parte emotiva, con la parte non solo tecnico-professionale. Dicevo nell'intervento che uno può conoscere bene una nave, ma se non è capace di rappresentarla al cliente per quello che il cliente vuole essere conquistato per il servizio che si offre, sono tutte capacità queste che esulano da quelle tecniche. Perché spiegare una nave è facile, rappresentarla a un cliente che è a Milano, a Reggio Emilia e che oggi tante volte la nave non rappresenta quell'elemento di distinguo è molto più difficile, quindi fa parte di quel bagaglio, diciamo, umano. Per esempio, noi abbiamo un comandante armamento che quando andiamo a bordo con dei clienti lasciamo la parola a lui perché sono le sue navi. Trasmette talmente tanto nelle descriverle che sono le sue navi, non le nostre come società. E quindi ecco, su queste noi stiamo puntando molto perché fanno la differenza rispetto agli altri competitor che puntano, come anche noi, sulla parte informatica, sulla parte web, sulla parte social. Per esempio, sulla parte social stiamo puntando molto a trasmettere tutto quello che è il lavoro delle persone che ci sono, oltre ovviamente alle navi e alle, diciamo, le dotazioni tecniche dell'azienda.